Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi vi presento un prodotto che ci ha inviato la PRT. Non vi dice nulla PRT? Secondo me dopo questo video vi dirà molto e vi stupirà parecchio anche. PRT è una società che produce delle stampanti, o meglio etichettatrici, ma detta così sembra una cosa molto banale. Si tratta comunque di una stampantina che può fare delle etichette. Ma dopo andremo a vedere nel dettaglio perché questa stampantina, questa etichettatrice, come la volete chiamare, ha un grosso potenziale, ha la possibilità di stampare qualsiasi cosa, che sia un'immagine che prende dalla vostra galleria, certo, non con una risoluzione eccelsa come può essere una stampante normale, come tante altre immagini che va a prendere dalla app per poter stampare le vostre etichette. Ma non perdiamo tempo, andiamo a fare l'unboxing e poi vediamo come funziona. Nella confezione troviamo la stampante, che è questa, andremo poi a vederla di più nel dettaglio, con il laccetto per poterla trasportare comodamente, e poi il cavetto USB-C che si connette alla stampante per poterla ricaricare. Apriamo la parte anteriore della stampante, basterà fare una leggera pressione verso l'alto e sia questa si apre. All'interno trovate già il rotolino. Questo caso è un rotolino bianco, ma poi vi dirò maggiori informazioni perché si possono acquistare di vari colori e anche trasparenti. Il rotolino è lungo 4 metri, quindi avete possibilità di stampare tantissimo. Inserite all'interno il rotolino, andiamo a richiudere la stampante, dopodiché sulla parte laterale troviamo la taglierina. Una volta stampata l'etichetta che uscirà da questa parte, la taglierina andrà a tagliare appunto l'etichetta stessa. Il tasto di accensione. Basterà tenerlo premuto e nella parte sottostante USB-C per poter ricaricare la stampante. Accendete la stampante, ma prima di accendere la stampante vi consiglio di scaricare la app AirPrint. Come vedete si è connessa. Allora, alla prima accensione, scaricando la app, vi dirà collega la stampante, non c'è da inserire nulla, vi chiederà naturalmente di fare una registrazione. Fate questa registrazione, accendete la stampante e la app troverà immediatamente la vostra stampante. Una volta collegata, se non sapete che tipo di etichetta avete acquistato, c'è la possibilità di scansionarlo, perché come avete visto precedentemente, qui sotto il tappino c'era un QR code, basterà scansionare quello e vi dirà qual è. Nel mio caso so qual è la striscia continua. Questa è l'impostazione della schermata che vedrete. Si inserisce naturalmente il testo facendo doppio clic, facendo il festival della banalità scriviamo ciao e diamo l'ok. Ma non finisce qui, io ho la possibilità di cambiare il font e ne ho veramente a disposizione tantissimi. Ho la possibilità anche di fare il grassetto, il sottolineato, spostarla più o meno all'interno del quadrato di stampa, allargare l'interlinea o la spaziatura dei caratteri. Dopodiché ho la possibilità di centrarla, metterla in basso, in alto, piuttosto che, e qui per andare millimetricamente a sistemarla ho questo cursore che mi permette appunto di spostarla come voglio. Altre cose che si possono fare con questa stampante: possiamo andare ad inserire le immagini dalla galleria, come vi dicevo prima, abbiamo la possibilità anche di inserire quelle che sono, le chiamano bubble, sarebbero i fumetti, diciamo. Abbiamo gli adesivi con tantissime categorie che vanno dalla cucina al sport, a tantissime cose. E potete sempre inserire anche questa, vedete, della posizione. Dopodiché potete giocare allargando, chiudendo, stringendo, facendo quello che volete. Abbiamo poi la possibilità di disegnare a mano libera, inserire la data, creare dei barcode o dei QR code e inserire delle linee. La stampante è collegata, io andrò nella parte sottostante dove posso vedere o la cronologia o la stampa o fare il salva perché magari voglio stamparla più avanti, e a questo punto vado a cliccare su stampa. Mi dà un preview di come verrà e a questo punto confermo con stampa. Come vedete, il lancio della stampa è immediato. Andrò a sollevare la linguetta. Una volta tagliata l'etichetta naturalmente è adesiva, quindi posso andarla ad attaccare ovunque.
Nella home page, come potete vedere, mi dà lo stato che è collegato, il restante la rimanenza della batteria che è il 47% e posso andare nelle impostazioni. Provate a immaginare quante applicazioni si possono utilizzare con questa stampante. Ad esempio, quante volte vi capita di aprire il freezer, avere lì un sacco di sacchettini, piuttosto che della stagnola che contiene qualcosa ma non si sa che cosa sia. Basterà mettere un'etichetta con su che cosa c'è all'interno, la data di quando è stata messa all'interno del freezer, per avere molti più riferimenti. O banalmente, mi è venuto in mente, io l'ho utilizzata poc'anzi per una presa smart che avevo qui in casa, io ne ho varie, siccome mi dimentico sempre come si chiama quella presa, sopra la presa smart, ridimensionando la scritta, ho potuto fare un'etichetta abbastanza piccola ma leggibile per poter indicare il nome della presa. O magari se pensate anche all'utilizzo sui farmaci, vi viene dato un farmaco nuovo, c'è da prendere quel farmaco un tot di volte al giorno e in determinati orari magari, e quindi potete stamparvi un'etichetta dove riporta che magari serve per un tipo di patologia inserita, che cosa vi serve, con tutti gli orari che bisogna andare a prendere quella medicina. Attualmente il prezzo della stampante è 36,99€ e in questo momento, mentre sto facendo il video, poi non so quanto potrà durare questo sconto, c'è un ulteriore sconto del 30%, quindi un'occasione ghiotta per poter avere una stampante multiuso che serve veramente a tantissimi utilizzi. Se poi volete acquistare i rotolini di ricambio, un rotolino viene circa 8,99€, anche su quello ci sono delle offerte e, come vi dicevo prima, è presente in vari colori. E tra questi c'è anche il trasparente. I colori disponibili per la stampante sono verde, bianco e rosa. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare il prodotto e vi posso garantire che ce l'ho da 2-3 giorni e soprattutto mia moglie e mia figlia si stanno sbizzarrendo ad attaccare etichette su qualsiasi cosa. Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, il prodotto, vi ripeto, è davvero molto valido, l'ho testato in questi 2-3 giorni e ne sono veramente entusiasta, e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo.